Due cose che deve saper fare un esterno. Ciao, sono Francesco Lunardino, un ragazzo normale che è arrivato a giocare in Serie A. Se ci sono arrivato io, ci puoi arrivare anche tu. 1. Saper attaccare lo spazio in profondità. Esterni più forti sono quelli non solo che vengono incontro per ricevere la palla, ma sono anche quelli che si buttano nello spazio. Che vadano verso la bandierina o che taglino verso la porta, l'importante è attaccare lo spazio in profondità e prendere d'assalto la difesa avversaria. Quindi devi abituare i difensori anche a scappare indietro. Non se tu vai sempre incontro, attiri con te il difensore e questo ti starà appiccicato al sedere. Se invece fai dei contromovimenti e quindi fai finta di andare incontro alla palla e poi ti butti nello spazio in profondità e creerai dello spazio utile per giocare, sarai anche molto più incisivo in zona gol. 2. Saper venire anche dentro il campo. Per un esterno non esiste solamente il gioco sul binario, in fascia, ma delle volte con un controllo orientato posso anche venire dentro il campo e cercare di fare una giocata in verticale per l'attaccante o per l'esterno opposto. Quindi non esiste solamente la linea laterale. Se sei un esterno o un'ala, ti aspetto quest'estate al camp Lunardini Skills, categoria